Abbiamo vinto anche oggi, abbiamo vinto, chiedo, abbiamo vinto, e andiamo, che vittoria, che vittoria, che vittoria, vittoria in extremis per il Padova, targato Massimo Oddo, buona la terza, one, two e three, una vittoria pazzesca per il Padova, targato Massimo Oddo in quella di Zanica all'Albino Leffe Stadium, il nuovo stadio di proprietà per il club bergamasco. Ragazzi, dopo il successo 2-0 all'andata allo stadio Eugonio, grazie al sinistro magico di Cosimo Chiricò, grazie al gol di Elei Jelenic lo scorso 31 ottobre, nella giornata di Halloween, il Padova iniziò questo ciclo pazzesco di 26 risultati utili consecutivi che quest'oggi sono stati messi a rischio per buona parte del primo tempo fino alla doppietta pazzesca, inusuale, che non ti aspetti alla vigilia del match firmata Nico Kirwan. Nico Kirwan, ragazzi, Nico Kirwan regala in extremis tre punti fondamentali alla formazione biancoscudata allenata da Massimo Oddo. Buona anche la terza per l'ex allenatore di Pescara e Perugia, che quest'oggi però è sicuramente responsabile. Sue le parole, innanzitutto. In un primo tempo devastante, in un primo tempo devastante, ma in negativo, perché il primo tempo è stato insufficiente sotto tanti, troppi punti di vista. Un primo tempo davvero maldestro, giocato dalla formazione biancosquadra, che dopo appena 2 minuti e 20 secondi, neanche dopo 3 minuti, va sotto per il gol, il quinto gol in questa stagione, firmato Alessandro Galeandro, che andava a sostituire Bomber Jacopo Manconi. Una grande assenza per la formazione allenata dall'ex calciatore biancoscudato ammirato Aleogano, insieme a Vincenzo Italiano e Omar Milanetto. Stiamo ovviamente parlando di Michele Marcolini. Ecco, ragazzi, l'Albinoleffe di Michele Marcolini, con l'assenza lì davanti di Bomber Jacopo Manconi, ma grande prestazione per Alessandro Galeandro, che sblocca il match dell'Albinoleffe Stadium al secondo minuto con la sponda aerea da parte di Cori, che sul cambio gioco da parte di Poletti sorprende il duo difensivo, un duello aereo vinto con Galeandro, che si trova a tu per tu con Donnarumma. Donnarumma che salva i biancoscudati a più riprese nel corso della prima frazione, nei primi 45 minuti, perché al settimo minuto altra chance per Galeandro, questa volta dopo un bel pallone lavorato da Capitan Giorgione e poi super intervento dell'ex portiere rossonero sulla conclusione di Poletti al nono. 10 minuti da film horror per il Padova di Massimo Oddo, e poi finalmente riusciamo comunque a ritrovare una certa convinzione con il palo da parte di Alfredo Bifulco. Una Padova che rischia grosso ancora nel corso del primo tempo, con la conclusione da parte di Galeandro sull'assist, questa volta di Gelli, e poi su una palla messa in mezzo ancora da una traversione di Gelli, c'è la rovesciata all'interno dell'area di rigore
Questa volta di Cori è un albinolette devastante, è un albinolette padrone del campo, padrone anche del gioco, quindi davvero una prestazione insufficiente nel corso del primo tempo, senza togliere, ecco, l'episodio da palla vagante, la conclusione all'interno dell'area di rigore dopo un errore difensivo della formazione bergamasca allenata da Michele Marcolin, la conclusione all'interno dell'area di rigore di Alfredo Bifulco che coglie il legno, quindi Padova sfortunato. Ma non si può tirare una sola volta nello specchio della porta difesa da Pagno nel corso dei primi 45 minuti. Quindi davvero una prova negativa, vista anche l'assenza di davanti di Cosimo Chiricò, l'infortunio nella pregara di Jacopo Dezzi al suo posto, al loro posto davanti Francesco Nicastro che tornava titolare dopo tantissimi mesi e invece anche ritornava titolare Simone Della Latta, visto l'infortunio nel riscaldamento da parte dell'ex centrocampista di Parma e Venezia. Stiamo ovviamente parlando di Jacopo Dezzi. Il Padova però cambia faccia nel corso della ripresa, prima di aver sventato l'ennesimo rischio difensivo, perché dagli sviluppi di una corner al minuto numero 47 sbuca ancora una volta Galeandro, stop, conclusione e grande intervento, ancora salva tutto da parte di Antonio Donnarumma, il migliore in campo nel corso del primo tempo, che si ripete anche ad inizio ripresa. Il Padova ci crede però e sul cambio gioco, ecco, dopo aver rischiato di subire anche la gol del raddoppio, alla fine Nico Kirwan sul cross di Bifulco stoppa, conclusione e palla in rete. Arriva il quarto gol in questa stagione, il terzo in campionato dopo quelli siglati contro Legnago e Propatria. Un gol nel girone d'andata, due gol nel girone di ritorno. Grande stagione per l'ex terzino di Mestre e Reggiana, arrivato in estate da svincolato dopo l'esperienza in serie cadetta con la maglia della Club Emiliano. Ragazzi, Nico Kirwan impatta il match dell'Albinolette Stadium. Il Padova cambia faccia, il Padova ci crede. Grande colpo di testa da parte di Simone Della Latta, grande intervento, salva tutto di Pagno, ancora una volta il migliore dei suoi, e poi il Padova affonda con Fabio Ceravolo che poi lascerà il posto a Cosimo Chiricò al 70esimo. Grande chance anche per Ronaldo dopo un errore di Dumbia. Il Padova cambia completamente faccia, ancora una volta è padrone del campo nel corso della ripresa. Arrivano anche gli altri cambi dopo l'entrata di Cosimo Chiricò in successione, e lei, Jelenic con Terrani e Sissé che completano i quattro cambi effettuati da Massimo Oddo nel corso della ripresa tra il 72esimo e l'82esimo. Un'azione elaborata, un'azione insistita dell'Ata in buca per Terrani, conclusione a lato con Appagno che vede sfilare la sfera al di fuori della porta difesa dall'estremo difensore dell'Albinolette. Grande chance sprecata per il Padova. Al 90esimo occasione per Martignago che salta Donnarumma e mette a lato la possibile palla del nuovo vantaggio per l'Albinolette. Al 91esimo sul cross da parte di ancora su un cross proveniente dalla parte sinistra del campo, c'è l'uscita maldestra di Pagno e non riesce ad approfittare del grave errore dell'estremo difensore, questa volta Nico Kirwan, palla a lato, grande chance sprecata dall'ex Mestre e Reggiana che poteva ribaltare la sfida di Zanica. Ma al 93esimo calcio di punizione per il Padova, si presenta Cosimo Chiricò, eroe dell'andata allo Stadio Grano con quel sinistro che alla quinto aprì il match dello Stadio Euganeo, il sinistro di Cosimo Chiricò. La palla forse anche leggermente deviata, prolungata da Caramoko Sissé, grande entrata per l'ex centravanti
dell'Hellas, peraltro ex di turno, e arriva la zampata vincente di Nico Kirwan. Nico Kirwan, ragazzi, Nico Kirwan, Nico Kirwan, una doppietta che fa volare il Padova a quota 69 punti. Sesta partita ribaltata in questa stagione, arriva la 16ª vittoria nelle ultime 26 gare tra campionato e Coppa Italia. 16 vittorie, 10 pareggi, arriva il 26esimo risultato utile consecutivo e arriva una vittoria non così, diciamo, semplice sulla carta, visto che l'Albino Leffe arrivava a questa gara valida per la domenica della 31esima giornata di campionato da 2 vittorie e 5 pareggi, quindi non perdeva da 7 gare la formazione di Michele Marcolini, che non perdeva dallo scorso 1º febbraio, dal match giocatosi al Druso contro il Südtirol di Ivan Jarbovic. Il Padova vince, il Padova lotta, soffre, va sotto la ribalta grazie a doppietta che non ti aspetti di Nico Kirwan. Dall'altra parte il Südtirol ovviamente risponde presente, vince 1-0, un'altra vittoria di misura per la capolista, per la formazione altoatesina di Ivan Jarbovic, ancora decisivo l'ex trequartista del Gubbio Daniele Casiraghi, perché dopo il successo 1-0 contro il Mantova con il penalty di Daniele Casiraghi, ancora l'ex Gubbio decisivo al Mocagatta contro la formazione, contro la giovane formazione bianconera. Quindi andiamo a vedere tutti gli altri risultati di questa 31esima giornata. Partiamo dall'anticipo del sabato pomeriggio con il successo di misura della Virtus Verona alla Gavagnin contro il Lecco di Luciano De Paola, decisivo al 56esimo Daniele Danti. L'anticipo della domenica ore 12:30 con il Mantova che viene fermato 1-1 in casa al Martelli contro la Fiorenzuola di Luca Tabbiani, apre al 53esimo Sartore, pareggio in extremis per la prossima avversaria dei biancoscuoti mercoledì allo stadio Euganeo alle ore 14:30. Sarò allo stadio anche in compagnia di Mustang interista, quindi molto probabilmente la post partita dallo stadio Euganeo per Padova-Mantova, match valido per la 32esima giornata di campionato. Mantova che riacciuffa il pari in extremis al minuto numero 91 con Gaetano Monachello, l'ex attaccante della Modena. 1-0 alla Mocagatta per il Südtirol di Ivan Jarbovic, decide ancora una volta Daniele Casiraghi. 1-1 invece a Legnago, tra Legnago e Renate, con i padroni di casa allenati a Michele Serena che riescono a riacciuffare il pareggio proprio in extremis al vantaggio di Maestriello al minuto numero 51, risponde Giacobbe al minuto numero 88. 0-0 tra Pergolettese e Trento, 0-0, medesimo risultato anche tra Piacenza e Provercelli, pocherissimo per la propate di Luca Prina a Busto Arsizio contro la Gianna Ermino con la tripletta di più, con in gol l'attaccante in forza alla formazione di Luca Prina dei Tigrotti al 17esimo, al 64esimo e al 71esimo. Partita riaperta da Pierozzi al minuto numero, il gol di Pierozzi al minuto numero al minuto numero 27 e Bonaiumi per il gol della Gian Erminio al minuto numero 70 e poi la firma di Molinari per il definitivo 5-1 per la propatria di Luca Prina al minuto numero 76. 2-2, gol, spettacolo e tante emozioni invece a Sesto San Giovanni all'Ernesto Breda con il gol di Gomez ad aprire le marcature per la formazione di Alberto Mariani al 62esimo, Scapuzzi per il gol che riapre il match ribaltato dal gol di Ghezzi, di Andrea Ghezzi, colui che ha beffato il Padova lo scorso 20 ottobre all'Ernesto Breda. 2-1, partita ribaltata alla fine
Solsia regala un punto salvezza per la neopromossa allenata Alberto Mariani. La 31esima giornata di campionato si concluderà domani sera con il match tra Feralpi, Salò e Triestina che si giocherà al Linu Turina. Big match indiscusso di questa 31esima giornata di campionato per una classifica che vede il Südtirol in testa al comando con 76 punti, secondo posto per il Padova quota 69-55, quindi al terzo posto in questo momento appaiata, al terzo posto Renate, Feralpi Salò che però giocherà la partita valida per la 31esima giornata domani sera al Linu Turina contro la Triestina di Christian Bucchi, 47 punti per Lecco e Triestina, 46 per la Juventus Under 23, 45 per la Pro Vercelli, 40 per il Piacenza, 37 per l'Albino Leffe che chiude la zona playoff, 35 punti per la Virtus Verona, 35 per il Mantova, 34 per la Fiorenzuola, 32 per il Trento, 32 anche per la Pro Patria. Entriamo in zona playout, 30 punti per la Pro Sesto, 29 per la Pergolettese, 27 per Seregno e Legnano. Chiude la classifica la Gianni Erminio a quota 26 punti. Per fortuna che ci sei, per fortuna che c'è stato ragazzi, Nico Kirwan, la doppietta che non ti aspetti, la doppietta che non ti aspetti, la doppietta che non ti aspetti. Il Padova per la sesta volta in questa stagione va sotto, soffre, gioca malissimo, ma alla fine la riesce a ribaltare ancora una volta in extremis, ancora una volta una vittoria all'ultimo secondo, ancora una volta un successo in extremis. Non molliamo, non molliamo, non molliamo. E adesso mercoledì una grande chance, giochiamo in apertura, quindi possiamo tornare a meno 4 per qualche ora, mettere un po' di pressione al Südtirol che sarà in campo alle ore 18 al Druso contro la Pro Sesto. Sulla carta un match molto semplice, ma nel calcio, nello sport può succedere di tutto. E intanto godiamoci Nico Kirwan, intanto godiamoci Nico Kirwan, una doppietta pazzesca, vittoria in extremis all'Albino Leffe Stadium in quella di Zanica. Per fortuna che ci sei, per fortuna che c'è il neozelandese. Grazie per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!